Ciao a tutti, io tempo fa avevo già fatto un video parlando di alcune città brasiliane che in qualche modo però sembrano europee e un altro video sempre di città brasiliane che sembrano italiane. Bene, nel video oggi diciamo che faremo qualcosa al contrario, e cioè andremo a vedere alcune città, alcuni luoghi italiani in cui però sembra di stare da un'altra parte. Che la nostra Italia sia un paese meraviglioso lo sappiamo praticamente tutti. Ma il fascino di alcune destinazioni è dato anche dal fatto che attraversando, andando in alcuni luoghi, si ha come l'impressione di stare da un'altra parte del mondo. Quindi scopriamo insieme dove questa magia accade. Allora, il Partenone, come sappiamo, è un tempio greco che sorge sull'acropoli di Atene e dedicato appunto alla dea Atena. Possiamo dire che sia il più famoso reperto dell'antica Grecia ed è universalmente considerato uno dei più grandi monumenti culturali al mondo. Beh, la Valle dei Templi ad Agrigento non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta infatti di un luogo unico e incredibilmente suggestivo che racconta e conserva la storia di oltre 2000 secoli. Arrivando in questo territorio è inevitabile avere la sensazione di rivivere un po' di quel fascino e quella maestosità appartenente appunto all'antica Grecia. Il Parco Güell è un parco pubblico con giardini ed elementi architettonici situato nella parte superiore della città di Barcellona. Ideato come complesso urbanistico, fu progettato da Gaudí e inaugurato come parco pubblico nel 1926. Bene, chiunque sia stato all'interno del suggestivo e oserei dire magico Giardino dei Tarocchi, che è in Toscana, non può non aver notato la somiglianza di quelle sculture che puntellano l'intera area del Parc Güell di Barcellona. È una specie di museo a cielo aperto che ci permette di osservare le cose da un'altra prospettiva. La Provenza è un'antica provincia nel sud della Francia, famosa più che altro per i suoi campi di lavanda. Bene, questa caratteristica non appartiene solo alla Provenza. Una delle regioni in cui la lavanda cresce in maniera spontanea e selvaggia è il Piemonte. Sale San Giovanni e De Monte sono i luoghi più affascinanti e suggestivi da raggiungere per sentirsi subito appunto come nella regione francese. La Reggia di Versailles è un'antica e grandiosa residenza reale dei Borboni di Francia, situata appunto nella cittadina di Versailles. Beh, la bellezza, la maestosità della Reggia di Caserta è paragonabile solo a Versailles. La Reggia di Caserta è uno storico palazzo reale con parco annesso situato appunto a Caserta, commissionata nel XVIII secolo da Carlo di Borbone, re di Napoli e di Sicilia. Il palazzo ricopre un'area di circa 47.000 metri quadri, dispone di 34 scale, 1.200 stanze e 1.742 finestre. Il parco della Reggia si estende per 3 km di lunghezza, con uno sviluppo di 120 ettari di superficie. La Basilica di Santa Sofia, o Santa Sofia, dipende uno come la pronuncia, è uno dei principali monumenti di Istanbul. Dedicato alla Sofia, cioè alla sapienza di Dio, dal 537 al 1453 fu cattedrale cristiana. Divenne moschea ottomana il 29 maggio 1453 e tale rimase fino al 1931, quando fu sconsacrata. Il 1 febbraio 1935 divenne un museo e il 10 luglio 2020, con un decreto presidenziale, è stata nuovamente aperta al culto islamico. Bene, in Italia abbiamo qualcosa che può assomigliare a questa grande moschea. Villa Sticchi si staglia sul mare Adriatico con la sua cupola orientale e dal XIX secolo disegna lo skyline di Cesarea Terme in Puglia. La villa fu costruita tra il 1894 e il 1900 per volere dell'ingegnere Giovanni Pasca. L'edificio è caratterizzato da un porticato di archi retto da colonnine,
che si estende su tre lati. La facciata su due livelli rappresenta una scala a doppia rampa che culmina in una loggia riccamente decorata con intagli di pietra leccese. Bene, non so voi, ma se io dovessi chiudere gli occhi e pensare ad Amsterdam, mi vengono in mente i suoi canali e le sue biciclette. Beh, io vi assicuro che passeggiare lungo i navigli di Milano, specialmente quando il sole tramonta e le luci della città si accendono, vi assicuro che regala l'impressione di essere in questa città olandese. Torniamo ancora una volta in Grecia. E alzi la mano a chi è stato a Santorini o in una delle altre isole dell'arcipelago. Beh, io purtroppo non la posso fare perché in Grecia purtroppo non ci sono mai andato. Bene, Ostuni, che è un comune della provincia di Brindisi, è una delle principali destinazioni turistiche della Puglia. Le case bianche che caratterizzano le vie del centro storico, intervallate da locali e taverne, danno appunto l'impressione di essere su un'isola greca. Pachuca è una città del Messico situata a 2600 metri sul livello del mare e con il suo macro mural, Pachuca è considerata da molti come la città più colorata al mondo. Tuttavia non dovrete andare fino in Messico per vivere queste medesime sensazioni. Vi basterà infatti raggiungere Burano nel Veneto, che è stata eletta tra le 10 città più colorate al mondo. Hanami è un termine giapponese che si riferisce alla tradizionale usanza di godere della fioritura primaverile degli alberi di ciliegio. Bene, il fascino e la suggestione dell'Hanami, che ci crediate o no, esiste anche in Italia, esattamente nell'Orto Botanico di Roma e al Parco Centrale del Lago, sempre a Roma, conosciuto più informalmente come Parco dell'Eur. L'orto si estende per 12 ettari e custodisce migliaia di specie botaniche, bellezze barocche, una serra in stile Liberty, reperti di epoca romana e un giardino giapponese. Quest'ultimo è stato realizzato nei primi anni 90 dall'architetto Ken Nakajima, secondo un modello di giardino orientale, con giochi d'acqua, piccole cascate e due laghetti che accolgono diverse carpe giapponesi. Al laghetto dell'Eur, invece, ci sono oltre 1000 ciliegi giapponesi. La cosiddetta passeggiata del Giappone è stata inaugurata nel 1959, quando l'allora primo ministro giapponese Nobusuke Kishi, in visita ufficiale in Italia, ha regalato 150 piante di ciliegio come simbolo dell'amicizia tra i due paesi. Bene, ancora una volta abbiamo dimostrato che l'Italia è veramente un paese unico al mondo. Perché oltre ad avere tutte le sue bellezze architettoniche, storiche e artistiche, come abbiamo visto, in alcuni posti sembra veramente di essere da un'altra città, da un'altra parte. Io sono sincero, pur conoscendo abbastanza bene l'Italia, molte di queste cose praticamente non le conoscevo. E quindi mi ha fatto molto piacere scoprirle e condividerle con voi. Quindi se il video vi è piaciuto e l'avete trovato interessante, iscrivetevi al canale, mettete un like e noi ci vedremo nel video prossimo, ok? Ciao!